Una vittoria che sembra schiacciante in questo momento. Sei uno degli artefici di questo risultato storico? Ma non lo so, se sono uno degli artefici sicuramente abbiamo contribuito con un'ampia squadra di centrodestra e oltre a creare le condizioni perché questo risultato arrivasse. Oggi arriva oltre le più rosee aspettative, parliamo di una sconfitta totale da parte di chi ha governato fino ad oggi, da parte del Partito Democratico che si è ritrovato solo a questa tornata e anche fra il primo e il secondo turno ha confermato questa solitudine. Credo che ci sia anche una grande responsabilità, una responsabilità che noi abbiamo da 2 anni a questa parte nel governare la regione Liguria e che oggi a maggior ragione dobbiamo impiegare in una città che ha perso molto il contatto con la realtà da parte dell'amministrazione che ci ha preceduto, e quindi lavorare in questo senso sarà, credo, il primo impegno di Pierluigi Peracchini e di tutta la squadra che andremo a formare da domani mattina. Farlo insieme alla regione Liguria credo che sia francamente un valore aggiunto invidiabile. Ha già sentito il presidente Totti, ha commentato la vittoria? Ma l'ho sentito quando i dati iniziavano ad arrivare ed erano sostanzialmente i dati reali che iniziavano a certificare la nostra vittoria. È certamente molto contento, guardate che ribaltare Genova e Spezia in un colpo solo, un anno dopo di Savona e 2 anni dopo aver vinto la regione, è qualcosa di straordinario. Credo che i commentatori politici non abbiano mai visto una cosa del genere. È il momento di lavorare bene qui, ma iniziare ad esportare questo modello oltre la Liguria, perché è la dimostrazione che il centrodestra e oltre, perché gli schemi classici dei partiti ormai non esistono più, nemmeno nei feudi che sembravano fino a qualche tempo fa inespugnabile, è un modello vincente e poi ovviamente deve trovare conferma nel modello amministrativo, che sarà quello che faremo da domani mattina a questa parte anche alla Spezia. Salvini ha detto: liberiamo Spezia e Genova e mandiamo a casa Gentiloni e la Boldrini. Succederà questo? Non lo so, un dato è certo, non ho visto Renzi a chiudere le campagne elettorali di Genova e della Spezia. Mi pare che Renzi sia il segretario di quel Partito Democratico che guidava queste giunte, il segretario di quel partito che si è presentato in antitesi a noi come modello di governo. Oggi è stato sconfitto il Partito Democratico, credo che sia stato sconfitto anche Renzi e mi pare che il governo sia a guida del Partito Democratico. Il dato però è un dato ligure e mi sento di dire che dietro un governo forte della regione sta nascendo una nuova classe dirigente politica locale che mancava da molti troppi anni e che ha dimostrato di poter arrivare a ottenere risultati. Mi auguro, sono convinto, saprà dimostrare anche un netto divario nel modello di amministrazione e nella vicinanza ai cittadini rispetto al distacco totale di chi ha governato fino ad oggi o comunque negli ultimi 10 anni.